Ragazze, ciao ragazze e bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente carico un nuovo video. È stato un periodo un po' altalenante, spero di essere più costante da ora in poi perché sembra stia passando piano piano questo periodo. Oggi torno con un video haul Shein, ho comprato qualcosina da Shein. Quindi vi faccio vedere un po', i prezzi vi usciranno man mano che vi mostro le cosine che ho preso perché non li ricordo, quindi li riprenderò dall'ordine. Allora, inizio subito facendovi vedere questo qua che è un porta gioielli. Io l'ho preso principalmente, nasce per gli anelli, ma io l'ho preso per gli orecchini. Metterò gli orecchini tutti qui in fila. E li metterò in ordine. Molto carino, è in vellutino, molto molto carino. Poi arrivano tutti quanti imbustati, devo dire che è un'ottima ottima cosa. Poi vi faccio vedere che ho preso questa maglia monospalla di questo verde, molto molto carina. Allora, cade tutta dritta, però ha la spallina bombata ed è a manica lunga solo da un lato, molto molto carina. Il tessuto è leggerino, ma va benissimo anche per queste sere che il tempo ancora è molto incerto, va più che bene. Poi ho preso questo qui, è un vestitino, devo dire che è molto molto carino. Allora, allo scollo a V, con questa V diciamo aperta, cade dritto a tunica, arriva più o meno sopra il ginocchio e poi ha le maniche con questi pois in vellutino e si arriccia con l'elastico al polso. Io l'ho provato questo con una cinta in vita perché a cadere dritto non mi faceva tanto impazzire, invece la cinta in vita dà un altro occhio. Pagato veramente pochissimo. Devo dire che ho pagato tutto veramente poco e va più che bene. Ho preso quest'altro vestitino. Molto semplice ma anche carina allo stesso tempo, è in simil maglina, vedete a costine, ha il collo un pochino più alto con questo arriccio qui e poi cade tutto sagomato dritto, questa arriva proprio sul ginocchio, anche un po' sotto, a manica lunga e anche sulle manichette a riccio. Molto molto carino. Questo messo anche con una sneakers va benissimo. Poi ho preso quest'altra maglia, questa molto molto bella e anche molto morbida, lo stesso materiale e tessuto del vestitino, questo però è un color ottaneo. Più o meno un colore ottaneo, sì, petrolio ottaneo, sempre a costine, sempre a manica lunga, molto molto carina. Ormai penso la metterò già a fine settembre, inizio ottobre, perché già sono con le mezze maniche e quasi quasi ci vuole la manica corta. Stiamo andando un po' verso l'estate finalmente. Poi ho preso un altro vestitino, che questo l'ho preso anche in bordeaux uguale, identico, l'ho preso sia nero, sempre che cada a tunica lo metto con una cinta e le maniche a questi puff, sì, questi bonbon diciamo, a sbuffo. E la manica poi così, è un po' più rifinito rispetto a quello di prima. Questo qui l'ho preso anche in bordeaux, ora ve lo faccio vedere. Allora, l'avevo preso per bordeaux, ma invece è arrivato in rosso fuoco.
Allora, non mi fa impazzire il colore addosso, devo dire. È un colore che io non uso perché è un rosso molto molto acceso. È lo stesso identico modello di quello nero, però appunto è rosso. Non so se lo metterò, però vedremo. Non ve lo so dire. Magari per Natale, chi lo sa. Poi ho preso questa gonnellina. Guardate che carina. Molto molto carina. È una gonna che arriva a metà coscia. Io non la metto tanto tanto a vita alta, la metto super giù sotto l'ombelico, o poco proprio a livello dell'ombelico, e mi arriva a metà coscia, sopra il ginocchio. Se invece la metto già più alta in vita, mi arriva già più corta. Però devo dire che calza davvero davvero carina. Ha un piccolo spacchetto qua laterale, vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, devo dire che è davvero bella. Il tessuto è un po' leggerino, sì, però non importa, va benissimo con un top, una maglia semplice bianca dentro, va benissimo. Poi ho preso al piccolino in 100% cotone questa tutina qua. È un pagliaccetto con questo orsetto tutto bianco. Devo dire che è molto molto bello, il materiale è fantastico. Non è costata neanche neanche tanto. Devo dire che ci sono molte cose che convengono e altre no, però molte sì. Molto molto carina. Poi questo orsetto è molto bello, mi ricorda la linea Burberry, quindi mi è piaciuto subito. Molto bello, ho pagato pochissimo. Poi ho preso questi qui che sono praticamente servono per i talloni, per le scarpe, per non fare male, perché io ho sempre il problema di alcune scarpe col tacco che mi fanno la ferita. Poi ho preso questo paio di orecchini che manco si vede. Ho preso diversi paio di orecchini, se non sbaglio sono 4. In tal caso vi metto le clip così che li vediate meglio, perché non si vedono granché. Questo è il primo. Poi ho preso questi altri che sono degli snake attorcigliati e li ho presi sia in questo colore e sia, scusate, sia argentati. Molto molto belli. E poi ho preso questi altri con la scritta Love, molto molto carini. Vi metto le clip perché così non riuscite a vederli. E poi, come ultimo prodottino, ho preso questa fascia per i capelli per fare la skin care, molto morbida, con il fiocchetto che va sulla testa. Non ce l'avevo sinceramente, così almeno quando lavo il viso non ho il problema che mi cadono i capelli davanti, o perlomeno li devo legare tutti. Metto questa e via. Niente ragazzi, questa era l'haul, mi raccomando iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!